non... Grazie consigliere. È iscritto a parlare il consigliere Sturni. Prego consigliere, per 10 minuti ne ha facoltà. Grazie Presidente, ne prenderò molti meno. All'inizio della seduta è stata contestata l'illegittimità o comunque la pregiudizialità sulla delibera, in quanto oggi stiamo discutendo un atto che secondo le opposizioni non sarebbe legittimo, visto che contiene dei pareri secondo loro, insomma, che sono comunque negativi a tal punto da non consentire la discussione. Ora, il fatto che ci sia un parere del segretariato che effettivamente si appoggia sui pareri dei due dipartimenti e quindi che dice che in buona sostanza sia non favorevoli, questo ovviamente è vero, ma ciò non impedisce all'Aula di poter discutere e di poter andare avanti sulla discussione. Per quale motivo? E non lo dice il Movimento 5 Stelle, cari colleghi, lo dice proprio la Corte dei Conti. C'è un parere del 2013 dove viene evidenziato che anche sugli emendamenti devono essere dati i relativi pareri. Quindi di conseguenza l'attività che sta portando avanti il Movimento 5 Stelle non è finalizzata al contrasto, tra l'altro, con gli uffici, bensì è andare nell'interesse di migliorare la qualità di questa proposta e quindi di fatto di andarla a provare all'interno di un perimetro ovviamente di qualità della regolamentazione. Silenzio in aula, per favore. Grazie. Prego, consigliere. Della legalità, Presidente. E quindi di fatto il Movimento 5 Stelle non deve riprendere la proposta e tornare in commissione, perché nel momento in cui arrivano questi pareri, come è previsto dall'articolo 49 del TUEL, ben può tranquillamente la forza politica andare avanti e discutere nell'aula consigliare, in Assemblea Capitolina, che è il luogo deputato dai cittadini per poter prendere delle decisioni, presentare degli emendamenti anche non condivisi senza alcun tipo di problema né in commissione né in opposizione. Ogni singolo consigliere ha la titolarità di poter presentare degli emendamenti e su questo voglio spezzare una lancia in favore di quello che diceva prima il Presidente della Commissione Commercio Coglia. Il fatto di voler ascoltare la cittadinanza certamente è un nostro punto fermo, però per quanto riguarda il processo di formazione di un atto, noi sappiamo bene che in commissione si possono audire, si fanno delle audizioni e si audisce chiunque, ma la titolarità di presentare degli emendamenti e di modificare un atto spetta esclusivamente a chi è stato eletto, non spettano a tutti gli altri soggetti che possono essere certamente auditi, certamente ascoltati, ma ovviamente non è necessario e obbligatorio dover recepire quelle indicazioni, se non per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, per quello che concerne l'indirizzo politico del nostro programma, Presidente. Quindi noi andiamo avanti sulla base di un regolamento che è espressione del programma del Movimento 5 Stelle, che vuole riportare all'interno della città di Roma il decoro, la legalità e una nuova visione di commercio a tutela anche delle piccole e medie imprese. Di fatto, quando abbiamo trattato il bilancio a fine del 2016, abbiamo innalzato le tariffe per l'apertura dei nuovi centri commerciali, questo per dare un segnale ovviamente al commercio locale. Quindi Presidente, a nostro avviso la proposta non deve tornare in commissione, può tranquillamente non solo rimanere in aula ma essere emendata, migliorata, modificata e anche ad oltranza oggi approvata, Presidente. Grazie.